Dedicata a Don Francesco da Tirano, ad Ario Manni, a Iside Molinari, a Renato Rocco, a Mario Cucic, a Lino Barison, a Fausto Belli, a Nino Sponza, a Giovanni Calebotta, al comandante Sbisà, a Gino Marsan, a Ettore Stuparic, a Nino Zerauschek, a Redenta Orlic, a Otto Musud, a Piero Curto, ad Armida Sestan, ad Amedeo Bratovic, a Romano Corazza, a Maria Del Caro, a Piero Massarotto, a Severino Cerne e a tutte le persone che, col sudore della fronte e con la loro dignità, hanno reso Fertiglio un esempio di integrazione e convivenza. A loro e a tutti coloro che in ogni angolo del mondo hanno seguito il loro esempio, dedichiamo questo museo. Ma Jafner è il simbolo dell'esodo. Una giornata emozionante perché insieme ai sindaci di Trieste e di Gorizia, con i quali abbiamo immediatamente stretto un rapporto di amicizia e che produrrà anche effetti che faranno sviluppare il nostro museo, c'era Egea Hafner, che è la bambina con la valigia, il simbolo dell'esodo dei Giuliano Dalmati. E averla qui, evidentemente, insieme peraltro ai nostri esuli, quelli che ancora vivono qua e che hanno migliorato la nostra terra, che si sono integrati con la nostra città e col nostro territorio, è stata un'emozione importante. Mi pare che Fertilia, benché quest'esodo abbia portato gli esuli in tutto il mondo, Fertilia rappresenti bene quella che è stata la loro storia. Sono stati sradicati dalla parte più a est dell'Italia, per essere riposizionati nella parte più a ovest. Ma la collaborazione con la cooperativa sociale Sonomare è ormai datata. Sia l'amico Andrea Biancareddu, assessore alla pubblica istruzione, sia io abbiamo una stretta collaborazione con la cooperativa Sonomare. E da quando mesi fa Mauro Manca è venuto a presentarmi il progetto, mi sono subito innamorato del progetto perché ritengo che questo progetto sia un progetto meritorio perché ripristina una verità per troppo tempo occultata. Quindi diciamo, colmiamo un debito che noi abbiamo con i profughi dalmati e giuliani, perché la diaspora di quelle genti è stata in tutto il mondo, in America, in Australia, in Europa. E una parte scelse la Sardegna. C'è Arborea, c'è Cagliari, c'è Nuoro. La Sardegna in quell'occasione si confermò quello che è tutt'oggi, quello che è sempre stato e quello che sarà sempre, una terra ospitale. Oggi questa comunità è una comunità laboriosa che ha scelto la Sardegna. Oggi siamo alle quarte generazioni. E beh, chi più di loro è sardo? Io lo sono per nascita, loro lo sono per scelta. Guerre mondiali a Trieste, esodo, controesodo, le foibe, la risiera. La risiera di San Sabba, nata come stabilimento per la lavorazione del riso alla fine dell'Ottocento, è stato l'unico campo di concentramento munito di crematorio dell'attuale territorio italiano. E ho il magazzino 18 dove ho tutte le masserizie di migliaia di persone che hanno abbandonato lì. Allora mi è venuta l'idea, se fate questo museo, prova a mettere. Pensa che queste persone sono arrivate con tutto quello che avevano e poi li facevano imbarcare sulle navi con un cesto. A questo punto abbiamo tutte queste masserizie, per cui perché non fare un museo a ricordo, visto che abbiamo qui Fertilia, dove sono arrivate queste migliaia di esuli, e per non fare un museo a ricordo di questo esodo, di questi drammi del Novecento. Quando entri nel magazzino 18 ti prende il cuore, capisci? Che abbiamo commissionato una dozzina di anni fa, 10 anni fa, soltanto il 3,7% della popolazione italiana era a conoscenza quando parlavamo di foibe.
e di esodo di che cosa si trattasse, perciò un'inezia. Oggi forse saremmo il 7, saremmo l'8%, 9%, perciò significa che certamente attraverso una sommatoria di iniziative si riusciamo a diffondere questa conoscenza, perché senza la conoscenza è impossibile che soprattutto le nuove generazioni possano conoscere queste cose, prevalentemente attraverso la scuola, però al di là dell'evento questo è un momento statico invece di divulgazione. Siamo riusciti a convogliare in un unico contesto tutte le voci più autorevoli di questa diaspora. È venuta Egea, sono venuti moltissimi esuli, le istituzioni non solo sarde, regionali e algheresi, ma anche i sindaci della città di Gorizia e della città di Trieste. Ci hanno fatto un grande onore, è stata una cosa importante, veramente importante. La volontà del sindaco di Trieste di regalare alla città di Alghero per il museo una parte dei suppelletti di Magazzino 18 per fare un museo della memoria che avesse proprio elementi autentici da esporre, la disponibilità degli archivi di Stato di fornire tutta la documentazione, l'impegno del Presidente del Consiglio regionale di creare una legge regionale a tutela della memoria e della possibilità di realizzare musei e strutture per raccogliere questi elementi è stata importantissima. La Regione Sardegna sarà vicina a questa bellissima iniziativa che deve essere sostenuta in maniera forte e decisa. Oltre a quello che è stato l'impegno dell'assessore degli enti locali, del sindaco di Alghero, veramente molto bello e molto importante, anche il fatto che il sindaco di Sassari abbia parlato all'unisono col sindaco di Alghero di questa volontà di creare un museo del territorio, a noi ha fatto veramente piacere. L'iniziativa di oggi dimostra come il parco possa, debba svolgere un ruolo ben più ampio della sola attività tipica di un'area naturalistica, quella della tutela e della salvaguardia. Con questa iniziativa, con l'iniziativa Egea, noi dimostriamo come il parco può essere un protagonista anche di iniziative che si spostano dal tema ambientale sul tema culturale. La recente istituzione proprio dell'ecomuseo del Parco di Porto Conte dimostra proprio come i parchi possano svolgere questa funzione più ampia, oltre la tutela e la salvaguardia, guardando al territorio, al protagonismo delle comunità, alla capacità che queste comunità possono avere, se accompagnate, come noi cerchiamo di fare, di valorizzare pienamente non solo la memoria storica, che è fondamentale per capire le radici di una comunità, ma come questa memoria, come l'insieme di queste iniziative possano essere portate poi e ricondotte anche a traiettorie di sviluppo del territorio. Questa iniziativa che integra ambiente, cultura, storia plurimillenaria della Sardegna ci dimostra come queste nuove traiettorie dello sviluppo siano fattibili e come le aree naturalistiche come il parco, l'area marina protetta di Capocaccia possano dare il loro contributo. Mio padre fa parte della comunità ferrarese, quindi in realtà anch'io dentro nutro la stima perché si è dovuto adattare a un contesto non proprio. Mi ha affascinato subito questa sfida, che abbiamo accolto subito, diciamo che il sì è stato detto immediatamente. Diciamo che è un museo che mixa più cose, sia la parte esperienziale, sia la parte anche storico-ambientale, che è situata all'interno dell'area del parco, quindi è stato pensato con un'area in plein air, cioè un museo all'aria aperta, quindi dove viene analizzata la storia degli esuli partendo da un percorso ad anello che poi va a concludersi in un edificio, un padiglione, che invece al contrario è un edificio buio al suo interno, proprio per raccontare la parte più drammatica e introspettiva, diciamo, della vicenda. Si spera che la conclusione di tutti i lavori tra le parti esecutive, il cantiere, eccetera, sia intorno a un anno. Nel team noi siamo il mio gruppo di progettazione col mio socio Diego Masera, si chiama Pixel Architecture Studio, cui fanno parte dei ragazzi molto bravi che ci danno una mano ogni giorno. E abbiamo lavorato in tandem invece con Diego Polese, che è un architetto, nostro collega, con cui condividiamo questo progetto. Per dire, a parte il fatto che secondo me ha una magia, perché ce l'ha, la sento appartenuto ai Boy Scout con Don Francesco, andammo addirittura a Lourdes. Ho avuto delle fidanzatine quando ero ragazzo qua a Fertilia, quindi sono stato
colpito dalla richiesta e è coinvolto nella richiesta. Avevamo pochissimo tempo, devo essere sincero, ci hanno commissionato questo incarico una settimana fa, quindi abbiamo fatto davvero dei salti mortali per realizzare quel video, però ci abbiamo messo tutta la passione perché merita sia l'argomento che l'entità proprio di tutta questa comunità che è fortissima. È venuta fuori questa fotografia da una cassettina dove tutti i miei ricordi, che il direttore del Museo della Guerra di Rovereto ha trovato perché stava organizzando una mostra sul nostro esilio. Lui andava nelle case, prendeva documenti, foto, è andato anche a Trieste a prendere diversi materiali e quando ha visto questa mia foto ha detto beh, questa la prendo per fare il manifesto del nostro, la classica, no? E posso raccontare quando ho fatto la foto, in che periodo e mi ricordo anche come l'ho fatta, nel senso che era il 6 di luglio del 46, avevo 4 anni e mezzo, sì, mi ricordo perché ho una memoria abbastanza lucida nonostante l'età, era una foto, ricordo in quanto mia mamma stava già preparando le valigie per recarsi in Sardegna da una sorella, per essere ospiti, e mi portò da mia nonna e davanti alla villa, una bella villa a Pola, la villa Rodinis, e chiamarono un fotografo di famiglia, un ungherese come mio nonno, e mi fece alcune foto. Allora, volevo fare una cosa un po' particolare, nel senso che mia zia mi preparò bene con i riccioli, con il vestitino della festa, con la valigetta e mio zio che era appena tornato, poveraccio, reduce da Danzica, e preparò questo cartello, Esule Giulian numero 30.001. Perché 30.001? Perché a Pola gli abitanti hanno circa 30.000. E lui già pensava, aveva previsioni, che io fossi stata la 30.001esima a lasciare la città. E noi andammo appunto, non mi ricordo molto del viaggio che feci per venire a Cagliari, rimasi lì circa un anno e nel febbraio del 47 con la nave toscana la mia nonna con i miei zii, un altro zio era ricoverato in sanatorio, purtroppo è morto nel 47, 30 anni, e avendo lasciato lì mio papà perché l'hanno portato via da casa e il 4-5 maggio di sera sono venuti due titini, due soldati dell'Ozna, quindi soldati di Tito, lo prelevarono dicendo che tornava subito a casa, che era una semplice formalità, che sarebbe tornato. E ad allora più visto. Mia zia ha fatto diverse ricerche, con la bicicletta era l'unico mezzo che avevano allora in quei tempi, andò a cercarlo, andò alla Croce Rossa, Trieste, Capodistria, nel campo degli alleati per vedere se c'era qualche novità o qualche notizia, perché si sperava magari che l'avessero portato in qualche campo di concentramento e da allora non si seppe più nulla. Allora nel febbraio del 47 col nostro prete, qui avevate avuto Don Francesco da Piran, che io ho conosciuto anche perché è morto da noi a Rovereto, nel 47 andarono come profughi a Bolzano, si trasferirono a Bolzano, aprirono un negozio sempre di orificeria e orologeria. Dopo qualche mese che io ero a Cagliari, insomma, mia nonna mi voleva rivedere perché era l'unica nipotina, mia mamma mi portò a Bolzano e lì rimasi e feci le scuole lì a Bolzano, feci le Marcellina all'inizio perché eravamo senza casa e lì era un po', diciamo, un buon ricovero alle Marcelline, si stava bene, diciamo, però per un periodo senza casa era dura, nel senso che si dormiva in negozio all'inizio perché non avevamo niente, poi intanto si andava in una pensione per pulirci così e poi finalmente arrivò un appartamento, però era già abitato da altre due famiglie, due stanze erano adibite a una goriziana rimasta vedova con 4 maschi,
Io, poi c'era una coppia di polacchi, marito e moglie, e un'altra stanza stavamo noi con un bagnetto. Ecco, lì siamo rimasti anche circa un anno. Poi, per fortuna, i mobili naturalmente erano in un magazzino sotto proprio dove abitavamo lì, e io li vedevo, perché vedevo la credenza della sala da pranzo, perché c'era la vetrata fuori, no? Finalmente si liberò un appartamento solo per il negozio, e finalmente i mobili, dopo 3 anni, abbiamo potuto riportarli in questo appartamento dignitoso, insomma. Ecco, le scuole le ho fatte a Bolzano, e poi ho avuto la fortuna di essere assunta come interprete all'EMPAS, come orfana di guerra e profuga, perché si poteva entrare come senza concorso all'inizio. Ecco, è sempre stato questo Don Felicio Dorizzi che mi ha procurato lui il lavoro, dicendo che cercavano una cosa, mi sono presentata e tutto sommato è andato tutto bene, insomma. Lì ho avuto la fortuna e un aiuto dallo Stato, diciamo. Ecco, dopo sono rimasta a Bolzano diversi anni, dopo diversi traslochi, sono sposata, 2 figlie, e sono qua. Poi sono tornata in Sardegna diverse volte, perché ho qui un fratello a Cagliari e una sorella. E io sono legata anche alla Sardegna. Sono stata anche una volta di passaggio ad Alghero e ho bei ricordi, insomma. E sono tornata volentieri adesso, anche per una missione, diciamo. Non ho nessun merito, però almeno ho dato il mio nome. Ed è un'iniziativa veramente da ammirare, veramente, e senz'altro avrà fortuna e porterà anche, secondo me, anche come turisticamente, anche molti vantaggi, penso, no? E poi il ricordo continuerà, questo è l'importante, insomma. Che non vorrei dimenticare mai? Non vorrei dimenticare mai forse i giochi da ragazzina, cioè gli ultimi giochi che faceva Pola, che facevamo come faceva la Marisa Bruna, perché ho letto il suo libro, quale dice che faceva anche lei tesori, e i giochi erano simili, e ho anche bei ricordi, ecco. E poi a Bolzano con le scuole, dopo il tempo ti perdo tante cose, insomma, ecco. Beh, io tutto sommato sono stata fortunata, devo dire, pur avendo passato, però alla fine sono stata premiata con un buon matrimonio, con delle soddisfazioni di lavoro, non mi lamento, insomma, è andata così.